Ciao a tutti ragazzi, io e Picettino vi portiamo oggi con un consueto ritardo perché è uscito il 14 di dicembre a, sc a scoprire il numero 22 di The Walking Dead Color Edition. Eccolo qui, 4,90, 68 pagine, a colori, 48 di fumetto e il resto redazionali ed extra. Nulla di nuovo sotto il sole, ormai siamo a 22 numeri, quasi due anni di pubblicazione. E ragazzi, 4,90 il prezzo, per fortuna non è, ancora, non è ancora cambiato, speriamo che non cambi. Pubblicazione che, come al solito, secondo me, ci sta, è molto gradevole a tenere in mano. E bah, per la prima volta copertina che non mi convince. Non mi ha convinto moltissimo la copertina. Mettere il governatore così è un enorme spoilerone, anche se in realtà, alla fine del numero scorso l'avevamo già visto, perché era, anzi, questa richiama molto l'ultima vignetta del numero, del numero scorso. Quindi non lo so, non, non mi ha convinto particolarmente, anche perché. Sinceramente, l'altra copertina era questa ed era ancora più spoilerante. Quindi non lo so, ragazzi, forse è una scelta un po', un po banale. Ecco per quello che c'è qui dentro. Non mi piace nemmeno particolarmente. Cioè, allora è ben disegnata. Assolutamente sì. C'è il nostro come si chiama? Il, il nostro Dave Finch con i colori del McCake Fa un bellissimo lavoro eh, perché te il, il disegno è bello, ma non mi convince particolarmente il, il fatto di spiattellare così. Sì, per carità, chi sta seguendo Walking Dead capisce subito di che cosa andremo a, a parlare in questo volume, però non è che mi faccia proprio gridare al miracolo, è forse la copertina un po' meno incisiva del solito. Questo è il mio punto di vista, eh. Poi magari uno dice cazzo, il governatore, tutto, ha tutta copertina, che figata! Ognuno ha la sua sensibilità, per come sono fatto io, non mi esalta particolarmente, anzi, la trovo un po' piattina nel suo essere. Sicuramente messa in edicola così. Con il suo colpo d'occhio attira, però a gusto personale non mi fa particolarmente impazzire. Abbiamo poi l'altra cover che a sua volta non mi fa impazzire, che è di Julian Tottino Tedesco, che è onestamente è un, un po' banale: ecco, un po' piattina, un po' banale, con queste linee che dovrebbero probabilmente dare l'idea del proiettile. Non lo so, non, non, lo so non, non mi ha convinto. Ecco, forse questo numero 22 a livello di copertina è quello che ad oggi mi ha convinto meno in assoluto. Non sono brutte, anche Totino tedesco non fa un brutto lavoro, però fondamentalmente non, non rientrano un po' nel mio gusto. Come sta cosa con i personaggi spiattellati così, non, non, non mi fa impazzire. ecco. Ripeto, tutte e due sono assolutamente mh, tecnicamente valide e a livello emozionale non mi piace nessuna delle due. Andiamo avanti, ci troviamo in riassuntino e poi ragazzi abbiamo un una storia mista di flashback proprio perché ci spiega un po' come il nostro amico governatore è scampato al, è scampato al, al casino, è scampato a, alla vendetta di Michonne. Vi ricordate Michonne l'ha conciato malissimo, è stato uno dei numeri più splatteroni e l'apertura di questo albo, che non vi metterò qua ovviamente, continua quel trend splatteroso. Poi però pian piano per fortuna vediamo che lo splatter scende e abbiamo qualcosa di un po' più psicologico, abbiamo la ripresa, abbiamo un po' il che cosa è successo al governatore, come ne è venuto fuori e anche un po' di, diciamo, uh, la definirei quasi perversione. Però insomma vediamo un po' il governatore e anche la sua attitudine, il come ne è uscito da, da questa esperienza non propriamente delle migliori. E poi... Arriviamo al punto in cui ci siamo fermati nel numero scorso, cioè il governatore all'attacco. E eh, sinceramente qua è un numero action, è un numero action che ci fa vedere come affrontano, ci fa vedere un po' anche il gruppo, la coesione, eh, il, anche gli amori, il, il modo di interagire, le, le amicizie, le simpatie. Qualcuno potrebbe anche non farcela perché abbiamo visto che Walking Dead nessuno è al sicuro, insomma è interessante, interessante perché è un'ombra molto action, molto veloce, ma comunque sempre con una base di rapporti. Ecco. il finale è abbastanza sconvolgente proprio in virtù di quello che vi ho detto prima, parlando di Walking Dead, nessuno è al sicuro. L'altro lato della medaglia ci fa anche vedere il discorso del, del mondo, cioè il governatore che arriva carico di intenzioni molto belligeranti, pieno di andiamo a spaccare il mondo. però, uh, però Kierkegaard ce lo racconta in una maniera molto. Uh, a volte anche un po' machiettistica, cioè si trovano a avere alcuni mezzi, ma non riuscire ad usarli, non è assolutamente capaci Lui vuol fare tanta scena, ecco. Però in realtà il succo rimane minore. E infatti la prigione sarà difesa, ma e qua si apriranno dei ma sul come proseguire, ragazzi. È un numero che Kirkman butta in una maniera incredibile, tanto flashback iniziale. Con dei ritmi un po' più lenti, per poi spararsi invece a 10.000 nella seconda parte con dei ritmi molto veloci. Quindi complimenti. Ed è sicuramente un, un numero che apre vari scenari. Ecco, apre tanti scenari nuovi. Forse, come si dice poi nei redazionali più avanti, anche per spezzare quella monotonia che si era un po' creata in questo campo, prigione, in questa quasi rinascita comunici, del, della, di questa comunità ecco mettiamola così si sparigliano molto le carte quindi bravo Kirkman ovviamente <coughs> Adler e McCaig Adler dai disegni e McCaig ai colori fanno un ottimo lavoro perché abbiamo tutto quello che ci serve per capire soprattutto nelle fasi più concitate più veloci più d'azione che in un fumetto non sono facili perché il fumetto è a immagine fissa, quindi devi stare molto attento a quello che raffiguri e come lo raffiguri, perché magari sbagli la vignetta, ci metti troppo a raccontare un'azione, mangi spazio, ecco, tutto questo, sia la sceneggiatura, ma soprattutto i disegni ci aiutano in una maniera incredibile. Quindi davvero tutto molto 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 bello. Posso soltanto dirvi che dovete sfogliarlo, se non volete sfogliarlo, qualche tavola vi sta passando dietro, come potete vedere. Perciò promosso. Abbiamo poi la lettera morta Classico che non mi piace particolarmente, quindi lettere vecchie, miste a lettere nuove, non so perché ci sia questo amore per questi ripescaggi, non lo so. Però, se per agli gli americani, tanto di guadagnato, è compreso nel prezzo, ve la potete leggere. Io non ci vado particolarmente matto. Mentre tagli, ritagli, frattaglie, con le parole e le scritte di proprio pugno di Kirkman questo numero è veramente interessante proprio perché vi fa un approfondimento migliore direttamente da chi quest'opera l'ha scritta di quello che vi ho detto prima quindi davvero interessante un non plus ultra importante ecco io veramente questo è un extra che, che vale la pena davvero di leggere e che poi vi fa rivedere tutta l'opera sotto un altro punto di vista infatti a me capita regolarmente leggo l'albo Leggo ritaglifrattagli e rileggo l'albo dopo che ho letto quello e magari mi immagino alcune cose sul come le ha cambiate Kirkman, sul come magari poteva essere e invece l'ha cambiato. Insomma, cerco di fare delle riassociazioni molto molto interessanti. Io vi posso dire che per me è un'opera veramente bella. Con questo extra, poi guadagna molti più punti. Abbiamo vabbè, solite copertine, copertine, edizione originale e poi abbiamo il 13 gennaio la pubblicità del prossimo albo in cui abbiamo sempre un'altra variant che ormai, ripeto, non è più una variant, ma è la collana parallela che vi potete comprare sul sito Saldapress. Che dire, Walking Dead prosegue, Walking Dead dà una scossa piuttosto potente a quello che è il, il mondo e soprattutto Walking Dead ci porta in una condizione diciamo di cambiamento. Quale sarà questo cambiamento? Lo scopriremo nei prossimi numeri. Ovviamente un numero che vi consiglio di avere, vi consiglio di recuperarla tutta Walking Dead. Se proprio proprio... Non doveste piacervi questa edizione. Vi ricordo che ne esistono ben altre due, quella limited variant che trovate sul sito della, della salda perché però mi sa che è esaurita. E poi ci sono i cofanetti che a cadenza di oh, non mi ricordo quanto, chiedo umilmente scusa. In fumetteria vi propongono la stessa cosa, ma edizione spillata come nell'originale americano ed è una cosa molto particolare. Per chi vuole magari quel qualcosa in più, c'è anche quella versione. Io che ho cominciato questa, proseguirò con questa. Che comunque vi ricordo trovare, che trovate in tutte le edicole: quindi è quella più facile su cui mettere le mani. Per il resto, a voi la scelta, a voi la voglia, a voi la lettura di Walking Dead numero 22. Ovviamente tutto nello splendore dei colori. Ciao!